Sentite, noi abbiamo sentito ieri in redazione una voce di una testimonianza che cos'è accaduto quella notte. Tutto sarebbe iniziato da una discussione con un buttafuori fuori da una discoteca. Sentite, è molto forte. Allora, andiamo tutti a prendere i desira. Edward da Sturt, arriva a fare il pomolema, faceva compà. Diciamo a capitano, un bracciale non fa che hanno così. E io gli ho pigliato un bracciale e ciuca fuori, non è che hanno con me. Se siamo tutta la notte a ballare insieme, abbracciate, perciò, abbracciate, mi diceva pure, oh, perciò ci tocca a te a capitano, ci sta chi che hanno rotto. Ci sta bene, finisce, la moneta, non ti preoccupare, ecco, se ci sta andando, e poi andiamo a terminare. Se vi canali hanno dovuto toccare, ci sta bene anche con me. Ma ci arriviamo tutti amici e cose. No, c'è un bacio, lo sgarro a caccia e si muore. C'è con me, c'è un passanudo. E avevo un buttafuori, che c'era tutto palestrato, sto cretino, con c***o purtroppo. Forse fece volare a Filippo le scale, non lo so. Io a Filippo e a Giuliana, m***o, Filippo un pazzo perché m***o, rialzati, cari occhi, m***o. E lui si mise l'altro, perché lui si mette l'altro, perciò non si interessa né sciarsi. M***o. Io ci ho cominciato a fare un buttafuori e m***o. Cosa hanno avuto la corsia? Ci faceva questo Alberto e ci rideva. Allora, adesso vi mostriamo le immagini che si riferiscono ai momenti immediatamente dopo l'arresto di questo giovane accusato dell'assassinio di Paolo. Ecco, siamo davanti alla caserma appunto, di questo territorio e queste immagini sono molto molto forti. Sono dovuti intervenire, potete immaginare, le forze dell'ordine proprio per i militari, per dividere la folla arrabbiata da questo assassino. Guardate. Tenete come entrano, tenete come vogliono passare. Non l'hanno fatto passare dalla porta giusta. A posto, finito. Scendete con i carabinieri, ma che problemi hanno? Che ti fanno loro il travaglio, ma che problemi hanno? Sarà quello. Sarà quel col cappellino, ma che problemi hanno? È la macchina che viene. Con i carabinieri sarà prima, la colpa è loro. Uscire da quella porta. Ma tu immagini il coccio che stiamo contro tutta questa folla che dovevano fare? Allora, sono immagini molto forti che fra l'altro hanno fatto il giro del web. E per questo delitto, il delitto di Paolo, è stato rinviato a giudizio proprio 3 giorni fa un ragazzo e il processo inizierà il prossimo 11 novembre. Noi andiamo dalla famiglia, ecco, di Paolo insieme alla nostra Maria Grazia Sarrocco. Maria Grazia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Eleonora, questo è Paolo, vogliamo farvi vedere questo giovane di 20 anni, come dicevi tu, questo giovane la cui vita è stata spezzata in una sera di carnevale, esattamente in questa piazza, la vedete, una piazza, un luogo di divertimento, il luogo in cui molti ragazzi si ritrovano. E questa telecamera posizionata sulla palazzina ha ripreso gli istanti cruciali, proprio i momenti in cui la vita di Paolo è stata spezzata per sempre. I genitori sono qui con me, c'è la mamma, la signora Loredana, c'è cioè il papà Carlo, sono 2 persone distrutte dal dolore, la loro vita è cambiata radicalmente da quel triste giorno. Loredana, mi dicevi, non si può morire per una cosa così banale. Assolutamente no. Tutto è cominciato proprio per una banalità.
solo perché mio figlio voleva fare, voleva in qualche modo farli chiarire, ha capito che era successo qualcosa all'interno della discoteca, ha capito che questi ragazzi ce l'avevano col buttafuori. Lui, essendo qua un amico di tutti, questo era il posto dove lui è cresciuto, dove lui viveva sempre qua con gli amici, ha lavorato in questi locali, quindi conosceva tutti. Allora, proprio per questo motivo voleva mettere la buona, voleva fare in modo che si chiarissero. Ma non è stato capito, non è stato assolutamente capito invece da questi ragazzi che hanno insultato il buttafuori, non è stato capito. E quindi una parola tira l'altra ed è cominciata la discussione, che era una discussione banalissima, è partita la lite. Dalla lite mio figlio ci ha perso la vita e da là è cominciato il nostro calvario. Noi senza di lui è difficile, perché mio figlio era un ragazzo molto presente nella nostra vita. È diventato complicato, però lui mi dà la forza per andare avanti e per non smettere mai di cercare giustizia, perché è quello che noi vogliamo. Noi vogliamo che la giustizia venga fuori, che sia una giustizia esemplare, e abbiamo tanta fiducia nella giustizia e nella magistratura, e quindi vogliamo che questo accada il più presto possibile, almeno possiamo dare un po' di luce e di pace a mio figlio. Continuiamo a sentire la testimonianza. Giustizia, allora, quello che chiedono i genitori, Eleonora. Sì, continuiamo a sentire, certo, la testimonianza di quella notte, Maria Grazia. Ci fece compagno, da posso dirci una parola? Dice, tu sei una montagna, io sono il caso spaghetti, dice, non abbiamo fuori ora subito detto, c'è sole. Dice, abbiamo quello che prima tutto in ginocchio. E butta faccia, c'è sempre un spirito, si metteva la faccia spirito, c'è un si fume, si munizza. E c'è te mia, vedi che, boh, non lo so che ci piglia a Cristo. Dice, se stavamo mollando, dice, subito, io il nano la acchiappavo. Dice, compagno, chi stava a casa questa notte? E avevo visto Paolo La Rosa. Ha detto che poi sono da Filippo. Oh, fa lei accostare, accostare per me. E comunque ci fece la mano che butta fuori. Filippo, mo lei che sto butta fuori. Ci mette la mano e poi c'è il borso. Come un sciordo con te, perciò. Ma che ci pigliò chi sto? Boh. E se dai che tutte le canotte sono da giro a giro. Boh, non lo so, comunque. Lo fanno idito, boh. Madre coraggio, cioè con un lutto del genere riesce a chiedere giustizia e che la giustizia l'aiuti a elaborare questo lutto con questo papà. Due genitori esemplari. Noi stiamo facendo, questi ragazzi stanno facendo della forza il loro bigliettino da visita. Ma si può essere forti se si è omicidi? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma dove stiamo arrivando? Ma la vogliamo finire? Ma vogliamo veramente che la giustizia sia esemplare e che ci sia una rielaborazione di queste persone, non persone, ma neanche animali? Uccidono la vita di un compagno della loro età. Io mi affido e abbraccio Madre Coraggio e quel padre. Continuate così, perché siete un esempio, e che veramente Paolo con la sua morte purtroppo sia un esempio. C'è una cosa che mi ha colpito nelle immagini che hai mandato in onda. Quelle del linciaggio. Quello del linciaggio. Allora, noi stiamo denunciando la violenza. Non si può essere violenti. E non può essere neanche il popolo violento. Non è che tu fai giustizia linciando, aspettando fuori dalla caserma dei carabinieri l'uscita dell'assassino per ammazzarlo anche tu. Cioè, un fatto sociale e culturale significa che la gente reagisce prima e mette al bando immediatamente il violento, il cattivo, il crudele. Non è con il linciaggio che si fa giustizia. Maria Grazia, c'è il papà lì, papà di Paolo. Sì, c'è il papà, e il papà di Paolo è un uomo distrutto, così come la mamma. Lui dice: mi hanno tolto una parte della mia vita, Carlo. Sì, con la morte di mio figlio mi è cambiato totalmente la vita, mi si è trasformata, con tutti gli obiettivi che aveva mio figlio nella sua gioventù, per avere tanto di quello spazio, per poter fare tante di quelle cose, è svanito così, in un attimo. Loro hanno voluto fare questa diretta, collegarsi con noi proprio da questo punto, perché noi siamo nel punto in cui
Paolo ha ricevuto il primo fendente ed è qui che Paolo non ha perso la vita, perché Paolo si è rialzato, ha voluto andare vicino ai suoi ragazzi perché voleva chiedere aiuto. Però loro hanno voluto essere qui perché dicono: qui noi riusciamo a sentire Paolo più vicino. Era il suo mondo questo, era il luogo in cui trascorreva le sue giornate, lavorava qui, come dicevi tu prima. Per cui vi fa sentire più vicini a Paolo. Sì, Paolo, questo era il suo posto. Quando lui, io lo chiamavo, gli chiedevo: Paolo, dove sei? E mi trovo in piazza, mamma, sono qua al pub. Io ero tranquilla perché questo era a casa sua. Come ho detto poco fa, lo conoscevano tutti e quindi lui qua si sentiva bene, stava benissimo. E invece è il posto dove poi alla fine ci ha perso la vita. Quindi io me lo sento vicino. Quando vengo qua, magari molti dicono: ma tu stai là, hai voglia di andare a letto? Io ho bisogno, cerco anche il bisogno di andare là, perché comunque mio figlio l'ultimo respiro l'ha dato qua. Questa è proprio la strada che noi, quella che stiamo facendo, è proprio quella che lui ha fatto nei suoi ultimi istanti di vita, perché lui è riuscito ad alzarsi dopo che loro sono scappati. Lui è riuscito ad alzarsi tenendosi il collo, camminando per questa strada, è arrivata davanti quel ristorantino dove là lavorano degli amici suoi. Lui in qualche modo chiedeva aiuto. Quando li ha visti si è sentito sicuro, dire: ora mi aiutano. E allora si è lasciato andare, è proprio lì dove ci sono queste persone ferme. Lui lì è caduto e in quel momento lui ha sicuramente perso la vita, proprio in quell'istante. E questo è diventato un po' il luogo simbolo in cui viene ricordato Paolo. Guardate il lenzuolo sulle finestre, giustizia per Paolo, perché questo è quello che chiedono tutti a Terrasini, a Cinisi, il luogo in cui viveva Paolo con la sua famiglia. Sì, questo è il luogo dove noi vogliamo che continui ad essere un luogo di gioia, un luogo di divertimento per i ragazzi, per un divertimento sano, un divertimento assolutamente sano, dove i ragazzi possono stare insieme, socializzare, continuare a stare insieme, a passare delle belle esperienze, delle gioie, proprio come quelle che aveva mio figlio, perché mio figlio veniva qua e si divertiva, stava con gli amici, lui stava bene qua. Noi questo luogo lo sentiamo proprio molto molto vicino. Dana dice: quello che è accaduto a mio figlio poteva accadere a qualsiasi altra persona, a qualsiasi altro ragazzo, e non deve più accadere una cosa simile. Allora l'accaduto è accaduto a febbraio, quindi signora, poi è successo tutto. Cosa si sente di dire alla mamma di Willy? Ha seguito tutta la vicenda di Willy, no? Sì, certo. A me è stata tanto vicina anche perché io ho ascoltato l'orario in cui Willy è stato aggredito e purtroppo ha perso la vita, ed è l'orario molto vicino a quello di mio figlio, alle 3:30 di notte, 3:32, è un orario molto vicino a quello che è successo a Paolo. Io quella notte mi sono svegliata e ho avuto così una sensazione, una brutta sensazione, mi sono accorta che ancora i miei figli non erano tornati, ho mandato i messaggi ma non mi rispondeva nessuno, e poi mi è arrivata la brutta telefonata ed era proprio quell'orario. Quindi io mi sento di dire a questa mamma, anche se per me il dolore ancora è molto vivo, è molto forte, non ci dobbiamo arrendere, purtroppo è successo, purtroppo la vita ci ha riservato questa brutta sorpresa e noi dobbiamo avere la forza per poter chiedere giustizia per i nostri figli, perché deve esserci un motivo, ci deve essere uno scopo a tutto quello che è successo, e non possiamo che questo diventi così inutile, deve avere una sua validità, e quindi dobbiamo avere la forza per poter andare avanti con tutto il dolore noi che teniamo nel cuore. Allora, sentivo dei rumori, Maria Grazia, in sottofondo, forse c'è qualcuno, o abbiamo sentito male? Ci sono delle persone, no, ci sono delle persone che gridano e gridano giustizia per Paolo, perché come ti dicevo la perdita di Paolo ha segnato molte persone, ha segnato due intere comunità. Posso dire una sola e semplice cosa, perché il dolore di questi due genitori mettono in evidenza un fatto di cui il giudice deve sempre tenerne conto, che chi ammazza un ragazzo non ammazza una persona, ammazza un'intera famiglia, lì sono morti anche i genitori, quindi non è che morti perché il dolore è un qualche cosa che non si allontanerà mai, ammazza non una persona ma l'intera famiglia. Allora mi diceva Maria Grazia, ecco, che davanti, no, a quel murale ci sono delle persone del quartiere, della piccola frazione, appunto siamo a Terrasini,
che stanno gridando ora, in questo momento, in diretta televisiva, i microfoni non arrivano dove ci sono queste persone, ma è come se fossero arrivate questo grido di dolore e questo desiderio di giustizia, no? Vogliamo giustizia per Paolo, vogliamo giustizia per Paolo. Maria Grazia, qui tu lo sai, c'è il nostro Don Antonio Coluccia, voleva parlare con la mamma e il papà di Paolo, con Loredana e Carlo. Certo. Prego. Sì. Si rivolga pure la telecamera così l'ascoltano anche da Volevo esprimere la mia vicinanza come sacerdote, soprattutto quello che è l'abbraccio di Dio in questo momento. C'è una preghiera di Sant'Agostino che dice, anche per incoraggiare la mamma, dice: il tuo sorriso sia la mia pace. È bene che lei vada nel luogo dove è stato ammazzato suo figlio, perché quel luogo diventerà un luogo di rinascita, anche di riflessione, soprattutto per i giovani, perché ci dobbiamo divertire, ma in maniera sana. E quindi la memoria di Paolo deve essere una memoria operante, non si può spegnere, attiva, soprattutto per i giovani, perché chi usa la violenza, lo sappiamo benissimo, non è un uomo, perde la dignità di essere uomo. Paolo deve vivere nei cuori delle persone che lo hanno conosciuto, soprattutto parlo per voi genitori, anche per il papà Carlo. E lui è nella stanza accanto, dice Sant'Agostino, chiamami con il nome che mi hai sempre chiamato. Lui sia la vostra forza, guardate avanti, perché la vita continua. Chiaramente quando uno perde un figlio non ci sono parole, neanche io ho parole, certo, per dare quel conforto, ma mi appello allo stesso Dio, dicendo di stare vicino a voi e di vi accompagnarvi. Non è facile. Penso che la salvezza dei nostri giovani sia nelle mani di questi genitori. Dice il papà che non è facile. Dice il papà non è facile. Perché c'ha ragione. Anche lui. Ha ragione. Noi infatti tramite qualche... Noi dicevo, infatti tramite qualche amico, appunto qua vicino dove è stato fatto il fattaccio di Paolo, di loro spontanea volontà hanno voluto realizzare un murales che serve veramente come segno di riflessione per questi ragazzi, e tutte le volte che passano da qua riflettono, ci pensano, si divertono, ma senza combinare guai. Io ringrazio veramente noi infatti pure qualche sabato sera. Ringrazio la testimonianza di questi genitori. Ogni sabato sera, Carlo, dicevi? Ogni sabato sera siete lì, in quella piazza? No, dicevo, noi pure qualche sabato veniamo qua e guardiamo anche la situazione. Ma basta la presenza, i ragazzi magari ci pensano prima di spingere qualcuno o insultare qualcuno, insomma... con la nostra presenza, insieme con degli amici, anche in collaborazione col sindaco di Terrasini, che spesso e volentieri ci invita, per tenere un po' la calma, perché ormai questi ragazzi, c'è gente che parte per divertirsi, ma c'è gente che parte con le brutte intenzioni, perché uscire con un coltello in tasca non è normale. Esatto, se si esce con un coltello in tasca sicuramente le buone intenzioni non ci sono. Ecco, allora grazie. Un saluto, quella maglietta vuol dire molto per tutti quanti noi, spero che questo messaggio sia arrivato, giustizia per Paolo, noi siamo Paolo, alle tue spalle tante altre persone che chiaramente stanno combattendo perché giustizia venga fatta, vedremo poi come andrà il processo, cosa verrà deciso dai giudici, ma nel frattempo sono molto contenta di aver mandato un messaggio di questo genere questa mattina, due genitori molto forti, molto coraggiosi, due genitori che combattono per quello che è accaduto al proprio figlio e qualcosa che poteva accadere a qualsiasi altro ragazzo in quella situazione. Grazie, grazie davvero. Un saluto, un abbraccio anche alla nostra inviata, Maria Grazia Sarrocco. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie. 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 A volte si può stare in silenzio, lasciatemela pure quell'immagine, si può stare anche in silenzio a guardare. La televisione non è sempre rumore, parola, a volte c'è anche il silenzio, no? Ecco, qualche secondo di silenzio può servirci davvero a riflettere.